Andrea e Pietro, oggi veramente una grande gara. I francesi oggi sono stati davanti, però gli inglesi sono rimasti dietro. Sì, sapevamo del valore della Francia. È 3 anni che ci scontriamo con loro e quindi sapevamo che sarebbe stata molto dura come gara. Ci abbiamo provato, anche questa volta si sono dimostrati loro più forti, però non gliela daremo sempre vinta. Partiti tranquilli e poi sul finire della gara avete dato il massimo per conquistare il secondo posto. Sì, abbiamo fatto la tattica che ci eravamo già accordati, diciamo. E vabbè, la Francia comunque ha una marcia in più e noi stiamo lavorando per colmare quel gap che c'è. Qua a Varese abbiamo fatto un bel lavoro in queste 3 settimane, comunque vabbè. A parte il lago e tutto, comunque sentirsi anche un po' a casa, dato che io sono del lago di Como, lui qua della provincia di Varese, quindi ci sentiamo un po' a casa qua. Oggi solo sensazioni positive, insomma, per il futuro. Sì, oggi, ma anche già dalle qualificazioni abbiamo avuto delle buone sensazioni. Adesso ci attende un breve periodo di preparazione, prima della terza e ultima prova di Coppa del Mondo a Lucerna, che è a metà luglio. Cercheremo di avvicinarci ancora un po' ai francesi e poi vedremo. Ecco, proprio a Sul fine stagione. proposito del futuro, Lucerna da prima e poi. E poi ci sono le qualificazioni olimpiche che è una bella gara da fare.